Sara, quest'anno interrompi la tua carriera di ciclista elite, dopo 20 anni in bicicletta inizia una vita nuova. Sì, diciamo che è arrivato l'ora di dare un cambio sportivo alla mia vita e il ciclismo, come dico sempre, è stata una scuola di vita per me. Continuerà a esserlo, lascerò la bici su strada e passerò dalle ruote grasse, come si dice in gergo. Mi dispiace, però purtroppo nel ciclismo femminile non c'è possibilità di correre in bici e basta, quindi ho deciso di dare una svolta anche per trovare un lavoro e cercare di correre in mountain bike, fare entrambe le cose. Ripercorriamo brevemente la tua carriera. Quando hai iniziato a correre? Allora, ho iniziato a correre a metà anno della G3 e nella prima gara che ho esordito in Ancona, al passetto di Ancona, ho fatto terza e quindi ho detto, beh, iniziamo subito questa carriera così in maniera bella, diciamo. E ho continuato, ho corso per 7 anni la Montagnola, poi ho fatto 4 anni nell'Osimo Stazione, un anno nella Desenzanese da under primo anno, poi sono tornata con Severino Antonello Osimo Stazione e ho fatto il salto di categoria nel professionismo con la Michela Fanini, 4 anni, e da lì è iniziato il mio percorso professionistico e poi ho fatto un anno con la Cipollini e gli ultimi 2 anni con la Top Gear Fassa Bortolo. Le più grandi soddisfazioni che ti ha regalato questo sport? Beh, ce ne sarebbero tante soddisfazioni. A iniziare già da quando ero piccolina, nella categoria G4, ho fatto 20 vittorie, però purtroppo ero piccolina, che non contano molto, però per me sono importanti. Poi le esordienti e il passaggio al professionismo è stato bello e ricco di soddisfazioni, nel senso che per me è molto bello e gratificante aiutare le mie compagne. Infatti il mio lavoro è stato da gregaria e sono stata contenta perché anche alla fine di tante gare le mie compagne di squadra venivano lì a abbracciarmi e a ringraziarmi e per me quella era come una vittoria e è stato bello. E poi altre soddisfazioni con varie fughe nel Giro d'Italia, quindi anche rivedendomi in TV sono state belle e niente. Il tuo idolo quando eri bambina? Ma il mio idolo era all'inizio è sempre stato Pantani. Meno male Pantani, perché ci ha insegnato molto come si soffriva in salita e poi anche Indurain come recuperava di passo quando ero piccolina. Dopo purtroppo c'è stato un mito che mi è caduto, che è stato Armstrong, che seguivo tutti i suoi tour, però purtroppo sappiamo quello che è successo e mi è decaduto un mito. Il tuo ideale di corridore oggi? Ma parliamo il femminile, diciamo Tatiana Guderzo, perché è stata anche una mia compagna di squadra e mi ha insegnato tantissimo, sia a correre in gara che fuori, a resistere e a tenere duro. A livello maschile Sagan, diciamo, l'attuale campione del mondo per come si muove in gara, per come è matto in senso buono in bici, come fa le sue acrobazie. Che cos'è per te la bicicletta? Per me la bici è tanto, è la passione da quando ero piccola, già nella mia famiglia, con i miei cugini, con mio papà, nel mio paese a Capodarco, che la bici è vita, diciamo. Per me, come hai detto prima, è stata una scuola di vita, mi ha cresciuto e invito a quelli che non l'hanno mai provata di provarla, perché anche quando vai in mezzo alla natura pensi e vai, viaggi con il cuore. Qual è stato il tuo punto forte da atleta? Bella domanda. Il mio punto forte è cercare di tenere duro, anche quando mollavo, continuavo. C'era addirittura, mi ricordo, un direttore sportivo che era da un'altra squadra e mi diceva, anche se ti stacchi, erano i primi anni da professionismo, diceva sempre, ma tu non molli mai, resti lì e finisci sempre le gare, anche ultima ma le finisci. E diciamo che è stato questo il mio punto forte. E il tuo punto debole? Il mio punto debole è stato negli ultimi anni a cercare di mollare un po' troppo spesso. Il consiglio di Sara Grifi ai bambini che si avvicinano oggi alla bicicletta? Il mio consiglio è di approcciarsi alla bici in maniera divertente, soprattutto ai giovanissimi. Io incito a loro di prendere la bici come divertimento, perché per approcciarla come un lavoro c'è tempo. Dai 17 anni in su diciamo che si può approcciare come lavoro, mentre prima deve essere un divertimento, perché come ho fatto io, come mi ha insegnato mio padre, la mia famiglia e la mia squadra, ho iniziato a 8 anni e per me era stato un divertimento. Quando vedo altre ragazze che a 8 anni già era un lavoro e dopo pochi anni hanno smesso.
Invece io ringrazio chi mi ha portato e chi mi ha dato questo consiglio, perché sono durata 20 anni e dico appunto a questi bambini: divertitevi e prendete la bici come un gioco. Le tue passioni al di fuori della bicicletta? Ma diciamo che adesso da 4 anni ho tre nipotini, una fila all'altra, che gli voglio un mondo di bene, che me l'ha donato mia sorella e mio cognato. Poi mi piace tanto stare all'aria aperta, anche camminare, correre, pattinare, nuotare, poi stare con gli amici soprattutto. E adesso l'attuale ragazzo che mi ha portato sulle mountain bike. Concludendo, la lezione più grande che ti ha insegnato il ciclismo? Il ciclismo a non mollare mai. È proprio una scuola di vita che ti insegna, e anche io vedo che stando fuori casa ti impara a crescere, perché non c'hai più mamma e babbo che ti aiutano in tante cose. Quando parti e vai in giro per il mondo da sola, sei tu che devi andare avanti con le tue forze, e grazie a Dio queste forze ce l'ho sempre avute, e questo è stato, come sempre dico e continuerò a ripetere, una scuola di vita.